buongiorno a tutti e a tutte, brevissima introduzione, poi vi mando subito al video. Questo è un video a cui tengo abbastanza, è un video secondo me venuto molto bene in collaborazione con Aleida, che avete già visto in una TBR estiva, che mi ha consigliato diversi, tanti libri legati all'infanzia, libri per bambini, però sono libri illustrati o silent book, poi andremo insomma a vedere un po' più approfonditamente. È un video questo che si rivolge a tutti, a padri e madri che vogliono comprare libri per il loro bambino o per nipoti, per chiunque questo video, perché questi libri si rivolgono appunto a un target non specifico, ma a tutti, ai bambini anche molto piccoli o più maturi, agli adulti che vogliono tornare bambini, a chi semplicemente vuole trovarsi dinanzi a delle immagini e delle storie semplici ma meravigliose. Quindi vi mando al video subito dopo la sigla. Allora, eccoci qua per parlare di appunto libri dell'infanzia, fare qualche consiglio di lettura pratico proprio, e siamo insieme ad Aleida, che sì, se ne intende abbastanza libri per l'infanzia. Lei mi ha stilato una lista che però troverete in descrizione, dove ci sono tanti tanti consigli. Alcuni di quei libri che ci sono nella lista ne parleremo oggi, quindi ciao Aleida. Ciao. Ciao. Bene, allora, innanzitutto ti volevo chiedere perché la letteratura per l'infanzia è importante. Innanzitutto c'è da distinguere tra letteratura per l'infanzia, che possono essere come ad esempio Pinocchio oppure tutte queste i libri, e altre tipologie di libro, come possono essere ad esempio gli albi illustrati, no? Perché tendenzialmente non vengono, tu lo dovresti sapere, non vengono considerati letteratura, ma sono più un'altra categoria di libro. E perché è importante per i bambini leggere? O comunque non solo leggere ma ascoltare le storie, comunque guardare, osservare, è perché, allora, innanzitutto aiutano a mettere insieme comunque i frammenti della nostra esperienza e con chi scrive e con chi ha praticamente chi è protagonista, no, della storia. Di solito i bambini riescono ad immedesimarsi nel protagonista. È un ottimo lavoro di empatia, di comprensione, di stimolo proprio nel bambino, no? Cioè il bambino è stimolato quando legge, quando guarda un'immagine, quando ascolta, no? Proprio cerebralmente, cioè ci si attivano proprio delle aree. Questi stimoli sono importanti, no? Perché favoriscono poi connessioni cerebrali, abbiamo nuovi input, il bambino elabora nuove informazioni, e sono tutti piccoli tasselli che ci permettono di rendere il bambino più consapevole di sé, di comprendere una parte di mondo, e anche il genitore si rende più consapevole del bambino, no? Perché una cosa che non si fa ma che serve molto utile, ad esempio quando finisce una storia, ovviamente si finisce quando il bambino sta per dormire, no, però il giorno dopo, perché no, non so, fare qualche domanda al bambino: perché è piaciuto il libro, cosa gli è piaciuto del libro, eccetera. Il bambino dà così una risposta, un feedback a quello che legge, e questo permette al bambino di esternare le proprie emozioni, che è sempre utile, no? E al genitore di comprendere perché al bambino è piaciuto, no? Ci possono dare veramente delle informazioni utili sul loro stato d'animo, su come stanno, perché si immedesima in un determinato personaggio al posto dell'altro, perché l'altro non è piaciuto e questo sì. Sono tutte cose molto utili, danno veramente un sacco di informazioni e veramente un processo di elaborazione proprio personale. Ed è molto bello, anche i bambini molto piccoli, sentire le storie, no? Sentire, guardare le immagini, perché quando parliamo ovviamente di bambini molto piccoli non prendiamo un libro dove non ci sono figure, anzi prendiamo di solito un libro illustrato. E le immagini sono strumenti potenti, molto potenti, no? Perché evocano nel bambino diverse emozioni. A proposito di questo, pensavo a una cosa, cioè, ovvero questa distinzione che dici tu all'inizio tra quello che si considera letteratura per l'infanzia
Il Giardino Segreto, Alice nel Paese delle Meraviglie, oppure appunto libri illustrati come quelli che alla fine andremo a vedere oggi, che però sono libri che talvolta sono esclusivamente illustrati, o cosiddetti silent book, oppure libri che rappresentano proprio una storia. È importante, secondo me, avvicinare i lettori piccoli ai libri solamente illustrati, anche per il fatto che non hanno la possibilità, cioè l'immaginazione si crea anche in base al nostro rapporto con il mondo. Cioè, infatti, Assolutamente. più divento adulto, più mi rendo conto che ciò che leggo riesco a vederlo, visionarlo nella mente, proprio perché ho comunque, per quanto poi magari legga romanzi fantastici e tutto quello che si vuole, ho però un responso esterno, cosa che i bambini non possono avere. Quindi penso che i disegni siano molto importanti anche perché li avvicinano proprio direttamente all'atto di lettura, mentre un Harry Potter lo possiamo leggere al bambino, per quanto sia importante, funzionale, valido, non è la stessa cosa di leggere, cioè proprio leggere, leggere, quindi il libro illustrato può aiutarlo anche di più. Il libro illustrato aiuta di più, ti faccio vedere un libro che di solito si fa proprio in bambini sotto i 5 anni. I bambini sotto i 5 anni lo adorano ed è questo libricino qui che dovrei averti anche citato, che è La caccia dell'orso. La caccia dell'orso ha pochissime parole, è disegnato dentro. Io appunto ho fatto tirocinio all'asilo praticamente, no? E questo libricino veniva spesso raccontato, i bambini lo amavano e era stata fatta una canzoncina con il testo dentro del libro, si era fatta una canzoncina. Ed appunto c'è scritto qua un capolavoro della letteratura per l'infanzia ormai considerato un classico, perché veramente è un libro che ha spopolato nei bambini. I bambini lo amano, si divertono perché racconta attraverso le immagini poche parole e tantissimi suoni onomatopeici. E il bambino si diverte, il bambino si diverte, impara qualcosa di nuovo e permette di esprimersi, no? Perché i bambini cantano con te in questo caso, o comunque quando tu gliela leggi e loro l'ascoltano, no, una o due volte, la imparano e quindi la leggono con te. È proprio, io ho visto i bambini divertirsi un sacco mentre si andava ad esempio in qualche posto perché dovevamo tenerli occupati, spesso si cantava questa canzoncina. Ecco, appunto, diciamo che molto spesso, ovviamente, il mezzo cinematografico, i film, sono molto più accessibili per i bambini, i cartoni animati, e creare comunque libri illustrati, che quindi rappresentano una parte narrativa, una parte visiva, ma anche sonora, riesci, no, a mostrare una possibilità legata alla letteratura molto più ampia di quella che, si reputa tale. Quindi anche per questo, secondo me, sono molto validi. Sono molto validi e poi, come dicevi tu, stimolano la fantasia, la creatività, che noi diamo per scontato, no? Cioè la nostra società un po' la creatività l'ha abbandonata da alcuni punti di vista. Cioè nel senso, sì, i libri, sì, tutto, però non si pensa che bisogna stimolarla fino a bambini, no? Non si tende tanto a oddio, forse a far creare cose, tipo prendiamo i Lego, prendiamo i giocattoli, è una cosa che tendenzialmente è più facile comprare, dire ok, gli compro i Lego, ok, gli compro i giocattoli, no? I giocattoli tipo da mettere insieme, costruire. Però non si pensa mai invece a una creatività a livello un po' più astratta, come può essere proprio creatività nell'immaginare i draghi, nell'immaginare, non so, cose più fantastiche, o immaginare una storia, no? Tu quando racconti le fiabe ai bambini, ok, te le inventi, il bambino adora tantissimo, se le immagina è un lavoro di immaginazione importante e spesso viene un po' sottovalutato ed è un po' un peccato, no? Perché fa sempre parte di quella sfera che stimola il bambino e che lo aiuta appunto a crescere, secondo me, nel migliore dei modi. Sì, sicuramente i bambini divorano i cartoni animati, anch'io li divoravo, però è comunque molto più passivo rispetto a, cioè io mi sono reso conto nel momento in cui da piccolo ho cominciato a leggere che i cartoni animati che guardavo li volevo realizzare, cioè la lettura ti dà possibilità di costruire effettivamente, cioè è come se ti facesse costruire però in modo guidato e quindi per questo è importantissima secondo me, perché non è, cioè, non è solo passiva ed è fondamentale Ah, sì, per d'accordo. non solo alla costruzione immaginifica, ma proprio per lavorare con la
la propria mente, cioè cosa che facciamo durante tutto l'arco della nostra vita. Molti non lo riescono a fare proprio perché sono passivi sin da quando nascono. No, no, è vero, è vero. Un'altra funzione che hanno, ad esempio, i libri, in questo caso parlo principalmente di libri illustrati, ma anche libri dopo, però credo che i libri illustrati, proprio perché sono illustrati, hanno un po' una marcia in più, cioè sono un po' più accessibili, mettiamola così. La capacità di incanalizzare i pensieri e le emozioni. Un'immagine, come dicevo prima, è un'immagine potente. Tu lo sai, io le immagini le amo e ho sempre detto che in alcuni casi mi hanno colpito più libri per bambini, quindi parliamo di degli albi illustrati, che libri letti con una prosa bellissima, una scrittura bellissima, però l'immagine in qualche modo, proprio perché l'organo visivo è un organo importante, la vista è un organo importante fin dall'infanzia, in qualche modo colpisce a volte, no, l'animo umano, i sentimenti in modo più immediato e ti lascia qualcosa. Ci sono illustrazioni che veramente ti colpiscono, tu lo sai, ma ci sono anche libri, ad esempio, come hai detto tu, i Silent Book, dove non ci sono parole, che mette poi il bambino a guardare le immagini. Questo è un tipo di libro che il bambino può fare da solo, no? Il bambino apre e sfoglia, non ci sono parole, quindi il bambino non deve leggere, e immagina le parole, quindi ha un lavoro di immaginazione importante, di pensiero, di elaborazione importante. Sfoglia il libro e crea lui la storia osservando le immagini, anche se la storia ovviamente ha delle, cioè la racconta, le immagini raccontano una storia. Ad esempio, questo l'ho cercato di vedere, l'ho trovato in biblioteca, quindi io non so se esista, nel senso per poterlo comprare, perché è stato fatto per una fondazione, quindi sì, per una mostra fotografica, forse, se non sbaglio. Esatto, e ha delle illustrazioni che racconta il mondo, l'inizio del mondo, sì. È stupendo. No, diciamo che questo, allora, l'autore Sanna, se non sbaglio, italiano, è vincitore dell'Andersen anche, The Best, che è un premio che ha vinto anche un altro, che poi vedremo, e questo io credo sia, tra tutti quelli che insomma mi hai presentato, quello più maturo, cioè credo sia quello un po' più complicato, perché un po' ripercorre la storia dell'essere umano dagli albori fino al fuoco, e sì. Quindi sì, forse questo esce un po' dal target. Oddio, ecco, non sono proprio d'accordo su questo. Questa è una mia opinione, ovviamente, non è niente di scientifico, eccetera, però non è una mia opinione. Molto spesso trovo che si dica libri illustrati per bambini, spesso si intende bambini che non sanno leggere. Quindi bambini di solito sotto i 6 anni, no? Non sono particolarmente d'accordo. Io, vabbè, ho una sorella di 8 anni, e io trovo, ho visto su di lei, ma credo che i libri illustrati vadano benissimo anche per chi legge, cioè nel senso anche i bambini che superano 6 anni, 7, 8, 9, 10, 11 anni, trovo che i libri illustrati possano dare tantissimo, affiancati ovviamente a libri più complessi, perché io non sto dicendo di dare solo questo, ha bisogno anche di altro. Però credo che i libri illustrati per bambini possano funzionare molto bene anche sugli adulti. Cioè sugli adulti, su persone più adulte, quindi su ragazzi, ragazzini. E se non su adulti, no? Perché io ho letto con mia sorella diversi libri e posso garantire che ci sono alcuni che hanno smosso emozioni in me, ok? Ho 22 anni, quindi sono abbastanza grande. Quindi non sono... Cioè, fuori target, ni. Ci sono dei libri fuori target, assolutamente sì, certo. Ad esempio, dov'è che l'avevo messo? Quello che ho fatto vedere prima, che non so più, benissimo. È fuori target per un bambino di 8 anni, 9 anni, assolutamente. Però ci sono libri che io trovo che possono tranquillamente essere adatti anche a bambini più grandi. E la dicitura è da 4 anni, da 5 anni. Quindi dipende, perché poi trovo, questa è opinione personale, che un po' la nostra società, le immagini, come con i fumetti, no? Come le graphic novel, è già stata una domanda interessante che avevo letto, le graphic novel sono un po' gli albi illustrati per bambini, ma solo per adulti? Ok.
È una domanda interessante, poi c'è, so che c'è una diatriba dietro le graphic novel, perché c'è qualcuno che dice sono semplicemente dei fumetti abbelliti per renderli, per sdoganare i fumetti classici, cose così. Ora, io non entro in merito, non ho le competenze. Io li trovo leggermente diversi dai fumetti classici, perché secondo me la loro struttura è un po' diversa. Però è un pensiero interessante, no? Perché la nostra società il disegno è sempre stato etichettato come solo per bambini di solito, no? Anche le animazioni, pensiamo agli anime, pensiamo anche a prodotti di animazione, spesso nella cultura occidentale sono etichettati a un pubblico per bambini oppure adulti, ma lo scopo principale è la famiglia, no? Famiglia con bambini, pensiamo alla Disney. Beh, però diciamo che negli ultimi anni questa cosa spero si stia sdoganando partendo Sta da I sdoganando. Simpson, sicuramente, anche se è più accessibile a un pubblico di ragazzi, ma in particolar modo con BoJack Horseman e Rick e Morty, che sono due serie per me capolavoro, considerate tali da molti, che invece si riferiscono a un pubblico esclusivamente adulto, quindi magari si inizia a sdoganare anche questo aspetto qui, cioè possibilità di utilizzare l'animazione anche per parlare a un pubblico di adulti, non solo nel mondo giapponese, asiatico, ma anche in quello occidentale. Comunque, Occidentale. andiamo a qualche tirali fuori tu, quelli che mi hai inviato. Dico solo una cosa che è stata molto interessante, che l'ho letta in questo articolo effettivamente, che si sta avvicinando l'albo illustrato alla divulgazione scientifica per bambini, per ragazzi, che è una cosa molto interessante. Adesso faccio vedere un libro che ho preso in biblioteca. Ok, questo te lo volevo dire. Questa è proprio divulgazione scientifica. Bellissimo. Questa divulgazione scientifica è fatta in modo che i bambini possano comprenderla molto facilmente. Ok, perché ci sono delle informazioni, però le informazioni sono in un contesto ben più ludico, ok, per far divertire il bambino. Ed è un ottimo modo, no? Molto, molto spesso i bambini alla scienza si affacciano con fatica. Un modo sono gli esperimenti, quelli che troviamo, no? I giochi e i genitori giocare, far giocare i bambini con gli esperimenti. Un altro modo sono gli albi illustrati, cioè io li chiamo albi illustrati, non sono proprio albi illustrati, sono comunque libri illustrati, divulgativi, proprio per ragazzi, no? È un modo per approcciare i bambini alla scienza, che può sembrare una cosa così ostica, ma non è così tanto ostica. Ci sono ottimi libri, e i bambini, secondo me, possono apprendere informazioni divertendosi molto, molto semplicemente. Poi, più si va avanti, più con la scuola, più si apprende, insomma, più Io diventa complicata la cosa. adoravo i Focus Junior, i Focus da piccolo, quelli fanno ottima divulgazione scientifica, cioè molto semplici, molto accessibili, con immagini, disegni, e la balenottera azzurra secondo me fa un lavoro di questo tipo, raccontandoti le curiosità su un animale come la balenottera, che comunque è un animale pieno di fascinazione per un bambino piccolo che vede questo animale enorme, uno degli animali più grandi che esistano, e secondo me è molto bello, poi, beh, disegni bellissimi, pieno di curiosità, però anche di cose proprio legate anche al tema dell'ambiente, dell'importanza di salvaguardare questo animale, quindi questo credo sia uno di quelli più belli, più importanti tra quelli che mi hai citato. Perché proprio, cioè, poi io sono avvantaggiata, io lo dico, cioè, lo dico agli genitori o gente che comunque ha a che fare con bambini, chi ci lavora probabilmente lo sa, e dice: ma io non posso comprare così tanti libri ai miei bambini. Tendenzialmente le biblioteche, a meno che non siete veramente sfortunati, siete in una città dove non c'è una biblioteca o la biblioteca non è proprio fornita, tendenzialmente le biblioteche hanno una sezione dedicata ai bambini. Hanno una sezione dedicata ai bambini, provate a spulciare, secondo me qualcosa trovate di molto interessante. Io sono fortunata, ho sia la sezione per bambini, proprio bambini più piccoli, quindi parliamo sotto i 6 anni, anche se, come ho detto prima, mia sorella ne ha 8, però io vado comunque a spulciare e prendere i libri per lei. E sia la divulgazione ai ragazzi, che è fatta da libri come La balenottera azzurra. No, ma ce ne sono un sacco di libri, cioè tutti validissimi. Adesso ne consigliamo qualcuno di quelli che insomma mi hai detto tu, che magari sono molto più belli. Tipo, quale hai adesso? Io adesso è un'altra categoria ancora di, possiamo dire, albo illustrato, che è il mio cuore.
questo albo illustrato da me viene etichettato come emozionario. Perché? Perché ci sono degli albi illustrati che spingono proprio sulle emozioni, no? Come dicevo prima, le emozioni sono importanti per noi adulti, figuriamoci per i bambini. E se pur noi, anche noi adulti, facciamo veramente fatica a riconoscere le emozioni e a gestirle, i bambini fanno ancora più fatica, no? Perché hanno meno strumenti a disposizione. E quindi gli emozionari servono un po' a quello, no? Servono a far elaborare al bambino, riconoscere le emozioni che il bambino sta provando o che può provare e far capire che ogni emozione è importante, anche la rabbia è importante, anche la tristezza è importante, no? Inside Out non Stavo è un pensando. libro, è un film stupendo, ok, meraviglioso, è fatto veramente bene. Poi qua esce un po' il mio percorso di studi, sono andata a vederlo mentre facevo il liceo, io ho fatto il liceo delle scienze umane. In quell'epoca stavamo studiando la memoria e le emozioni, cioè è semplificato perché è semplificato, però è fatto veramente bene. Le emozioni, come viene detto in quel film, sono una delle cose più belle e più importanti per noi esseri umani. E proprio imparare a riconoscerle fin da bambini, ok? Ci aiuta a gestirle, perché se noi non sappiamo riconoscere le emozioni, non sappiamo gestire le emozioni. Anche perché da piccoli si vive di uno stato veramente intenso di emotività che non si riesce a filtrare, a riconoscere, e quindi è importante comunque già approcciarsi a un approccio più critico da questo punto di vista. E questo Sì, libro lo fa. assolutamente. E questo libro, le immagini in questo libro e le parole, negli emozionari sono più le immagini in alcuni casi che le parole stesse. Proprio in qualche modo, no, il bambino si riconosce quando il bambino è arrabbiato. Faccio un esempio personale. Mia sorella, 2 anni fa, no, non è stato 2 anni fa, un po' meno di 2 anni fa, si era arrabbiata tantissimo. Io le ho dato un foglio e gli ho dato un pennarello e gli ho detto: adesso disegna quello che vuoi. Ok, è una buona tecnica per la volta, no? Per far sbollire i bambini, far disegnare, fargli fare qualcosa. Il bambino in quel momento, cosa ha fatto mia sorella? Ha preso e ha fatto tutti gli scarabocchi neri, ha preso il nero e ha fatto scarabocchi neri. Perché? Perché era arrabbiata, era una manifestazione di rabbia. Sono anche modi per riconoscere cosa prova il bambino, no? Perché anche noi adulti, presi dalla nostra vita frenetica, non siamo bambini, non capiamo il mondo del bambino al 100%. E quindi attraverso l'emozionario, quindi i libri improntati sulle emozioni e anche altre tecniche tipo quella del disegno, riusciamo un po' a comprendere cosa ha il bambino, no? Quando noi, questo libro, quando si focalizza su un'emozione, ad esempio, su determinate immagini, chiedere al bambino cosa provi, cosa ti fa sentire. Perché ti piace, il colore cosa ti suscita? Cioè, sono tutte domande che il bambino in qualche modo sa rispondere, noi poi filtriamo ovviamente, però il bambino poi con anche un nostro feedback, no? Noi interagiamo con lui, riusciamo in qualche modo a renderlo veramente più consapevole, la consapevolezza di sé è importante. Sì, poi questo libro comunque presenta anche immagini un po' particolari, cioè avvicina il cuore a tutta una serie di elementi, cioè il cuore grande, il cuore piccolo, sono quelli più banali, però a un certo punto dici il cuore è uno scivolo, è una pozzanghera, cioè sono anche concetti molto, anche per gli adulti dici cosa? Cioè sto leggendo Murakami, che vuol dire è una similitudine assurda, invece è comunque, come abbiamo detto, strumento sia per i bambini ma anche per gli adulti per capire non tanto se stessi quanto il bambino, cioè. Gli adulti, nel momento in cui leggono un libro illustrato o un libro qualsiasi al bambino, dovrebbero instaurare un rapporto con lui, cioè l'attività è fondamentale. Quindi, sì, questo è un libro molto, molto bello. Frasi brevi, concise, bellissime immagini, dove appunto si rappresenta sempre un cuore, anche se non lo si vede subito. Quindi, anche allenare proprio il bambino a cosa vedi in questa immagine è anche allenare il bambino all'arte, banalmente. Quindi. Assolutamente. La lettura, infatti, sappiamo tutti, rientra, cioè è un'arte, no? La lettura, e in questo caso abbiamo un connubio tra due arti. Uno è la scrittura e l'altra tendenzialmente è invece il disegno, no? L'illustrazione, il disegno, la pittura. Allenare il bambino anche al bello e al brutto, perché le illustrazioni
Poi ogni illustratore ha il suo stile, io non dico quello, però ci sono delle illustrazioni un po' brutte, fatte un po' apposta brutte, no? Cioè, nel senso che ti fanno dire, oh mio Dio, cos'è questa illustrazione, no? Anche quello è importante, tutto è importante tendenzialmente. Il bambino poi sceglie lui, assolutamente sceglie il bambino cosa può piacere, cosa non può piacere e tutto, però comunque è un allenamento non indifferente secondo me. Infatti in questi libri, non so se è una scelta tua, però ho trovato veramente cioè, stili molto variegati, molto diversi tra loro, di disegno, di colore, cioè tipo uno di quelli che mi hai consigliato è il mio colore, che tratta proprio il tema del colore, cioè disegni molto anche grezzi, rozzi, però molto, molto bello anche quello, anche lì si parla di identità, questo è uno dei temi fondamentali, quello del anche se siamo diversi dagli altri, siamo importanti tanto quanto gli altri e non ci dobbiamo uniformare agli altri. Questo è penso uno dei, cioè la possibilità di essere diversi in un mondo di persone uguali. Questo è uno dei temi principali che ho ritrovato all'interno di quelli che mi hai consigliato. E quindi sì, cioè comunque tanti modi, tanti stili diversi, tanti colori diversi ed è importante, cioè non, io mi aspettavo di trovarmi davanti opere molto simili da loro dal punto di vista estetico che puntassero proprio alla bellezza estetica, cioè proprio al disegno pulito, al colore acceso, invece no, invece sono molto diversificati tra loro e tipo pezzettini Ma di. li trovi così, eh? Li trovi così, nel senso Esatto. quando tu entri in questa sezione per bambini e tu vedi, non, è raro che tu trova due libri, ok? Un po' più di o più libri, due potresti anche trovarli che sono così simili. Sono molto diversi perché l'artista è diverso. E oltre ad essere l'artista, qual è lo scopo del libro, no? Quello è importante. Qual è lo scopo del libro? E allora lì poi si entra insieme, perché a volte l'illustratore e l'autore sono gli stessi, in alcuni casi invece sono diversi. E cosa si vuole comunicare? A volte l'artista, utilizzando il suo stile, comunque cerca di rappresentare la storia, quindi esce un po' fuori dal suo stile, no? Classico. Si mette in gioco anche l'artista. E quindi sì, sono molto diversi, è una cosa che ha stupito anche a me. Io ho iniziato, cioè non ho iniziato tanto tempo fa, cioè ho iniziato 4 anni fa, 5 anni fa con i libri illustrati. Però sì, è una cosa che ha spiazzato tantissimo, ho detto quanta diversità, quante cose. Lì è proprio bello, cioè io lì mi sono innamorata e ho detto ok, è proprio Sì, una perché bella alla cosa. fine bisogna ricordare che il disegno è proprio un elemento fondamentale, molto più anche forse della scrittura, quindi è proprio lo stile, è come lo stile dell'autore in un romanzo, è lì lo stile è il disegno, quindi ci sta che tutti i disegni siano diversi tra loro in base proprio all'artista, tipo Pezzettino di Leo Leoni, è secondo me un po' invecchiato male forse, non so, credo sia uno di quelli più vecchiotti. I disegni non mi hanno fatto impazzire, sinceramente, a parte alcune cose tipo il mare, bellissimo. Anche lì si parla di ricerca della propria identità, del sentirsi accettati nonostante si è diversi, nonostante si è più piccoli degli altri. E bello, cioè comunque. Cioè, disegni anche talvolta sperimentali, che magari cioè, un adulto può pensare, il bambino non lo apprezza, in realtà, che ne sai il bambino cosa veramente può pensare, cosa gli suscitano quelle immagini. Quindi nel momento in cui volete comprare un libro illustrato per bambini, io non direi di puntare appunto al canone di bellezza estetico, direi di puntare a anche qualcosa di più sperimentale possibile, perché alla fine se vedi i disegni dei bambini sono qualcosa di folle, no? Però hanno un senso dietro, come dicevi tu prima. E se si può, se si vuole comprare un libro, molto spesso prendersi il bambino dietro e farlo scegliere al bambino, poi ovviamente indirizzarlo anche, però il bambino, lasciateli a sfogliare, il bambino decide un po' lui, no? Ha quelle cose che lo colpiscono di più, anche quello è un modo per ricercare il bambino, per renderlo un po' più autonomo, no? Perché il bambino anche deve diventare autonomo in un certo senso, poi non si diventa autonomi completamente fino a quando non si entra effettivamente in adolescenza, no? Cioè che allora si inizia a sperimentare la propria identità e si ha una consapevolezza maggiore e si sperimenta il sé. E dici a fine adolescenza, ok, io sono più o meno questo. Però se già da bambino iniziamo a mettere dei pezzettini a posto, non è male. Assolutamente, assolutamente, e proprio, proprio importante, sin da piccoli piccoli lasciare la libertà decisionale, perché può aprirti veramente orizzonti, andare in libreria, in biblioteca, cioè sono grandissime opportunità e
forse molto spesso non si fa con i bambini, parlo per esperienza personale, No, infatti. non ci andavo mai in libreria da piccolo, quindi tanta roba. Tra quelli più interessanti, cioè sicuramente Leo e Galileo esplorano la foresta, tra quelli più carini, e questo mi ha ricordato un sacco Adventure Time, ecco, questo è più avventuroso, meno emotivo, meno divulgativo, anche i disegni sono forse più accessibili, molto belli, cioè, mi ha proprio ricordato Adventure Time. Molto belli. Sono molto belli, anche se molto particolari. Quando ho visto il disegno ho detto, cioè, tra quelli che ho visto io è abbastanza particolare, cioè nel senso che sono più particolari, disegni più particolari di questo, però insomma diciamo che ha comunque dei disegni insomma che sono molto carini, sono molto belli, devo essere sincera. Poi è molto carino perché questo libro ha delle pagine che si aprono anche, no? E quindi questo ho stupito, cioè io questo l'ho preso per mia sorella quando l'ho aperto, ho detto, oh, ma si aprono, no? Quindi vedere la sorpresa negli occhi dei bambini è sempre una gioia immensa per me. Sì, questa poi è una serie di Franco Cosimo Panini, l'editore, e ce ne sono almeno tre, quindi comunque è anche carino, molto avventuroso, cioè niente di esclusivo, cioè proprio di metaforico, così profondo, però avventuroso, però ci sta comunque. Sì, ci sta avvicinare i bambini anche all'avventura più semplice, più pura, perché forse è quello che gli interessa anche di più. Quindi molto bello anche quello. E poi L'isola di Mark Jansen, che è molto 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 bello. Molto Anche bello. questo Questo ha vinto il premio Andersen 2020 per i Silent Book, perché qui non c'è scrittura assolutamente, sono solo disegni. Però raccontano una esatto. storia. Comunque, una storia molto libera, di libera interpretazione. Sì, bellissimo. Io l'ho preso senza sfogliarlo. Io ho visto la copertina e ho detto, vai, prendiamolo. Era lì esposto in biblioteca da me, perché da me ogni tanto anche espongono, c'è un tavolo dove espongono. E ho preso questo libro insieme a un altro, che se non sbaglio è L'Oceano. In questo caso stiamo parlando di, se non erro, dell'Ippocampo Editori. E perché anche quella aveva una copertina che mi ha ispirato. Però questo si è rivelato adatto all'età, ad esempio, del bambino a cui io facevo riferimento ed è stato stupendo. Io l'ho aperto insieme a lei, pensavo ci fossero delle scritte, perché io comunque in alcuni casi mi metto a leggere ancora con mia sorella, perché lei adora particolarmente ascoltare le storie, quasi più che leggerle. E perché, vabbè, i bambini, chi ha bambini piccoli lo sa, la scuola quando ti impone di leggere 10 volte la storiella del libro di scuola, tendenzialmente poi dicono non voglio più leggere, leggilo tu così io ascolto, mi piace di più. Mia sorella è un po' così. Quando l'ho aperto è stato stupendo, cioè ho detto bellissimo, cioè proprio ti lascia folgorato, un libro che tu guardi e dici wow, arrivi a fine libro che ha raccontato una storia semplice, perché non è una storia difficile, è una storia semplice, però il disegno, come è stato affrontato, cioè l'artista è stato bravissimo, secondo me, è un libro bellissimo, veramente. È una coccola e io quando lo riprendo ogni tanto dalla biblioteca me lo sfoglio anche io, oltre che mia sorella, è una coccola di i colori, la tartaruga, tutto così delicato, ma bello. Stupendo, no, veramente, io lo amo, amo questo libro tantissimo. Mentre L'Isola invece è un libro divulgativo, scusami, L'Isola, L'oceano. intendevo L'Oceano, è un libro divulgativo stupendo, perché è stupendo, ragazzi, se volete un libro divulgativo per ragazzi, quindi che va sopra i 10 anni, che non è troppo complicato, ma che possa stimolare proprio alla lettura di informazioni. Cioè, queste tipologie di libri dell'Ippocampo Editori sono stupende, cioè veramente apri e hai immagini bellissime, anche particolari, perché ad esempio l'acqua era sono state sono figure intagliate nella carta, ok? Quindi tu vedi sotto, apri la pagina, ci sono le informazioni, quindi veramente stupendo, però parliamo di un target ovviamente più alto. Cioè, bambini che sanno leggere e sanno comprendere nozioni anche abbastanza importanti. Bene, bene, dai. E direi che trovate tutte le info in appunto infobox. E per questo video sono fiero così. Ci vediamo ovviamente ad un prossimo video. Ciao!